anno e mezzo di intensa attività ad Agrigento, è il momento dei saluti. Quale bilancio possiamo tracciare di questa attività e quale ricordo porterà con sé? Ma è il momento di salutare, quindi nel momento dei saluti è chiaro che sono bilanci, ma il dato statistico che è freddo, che poi può essere interpretato in questo momento, preferisco lasciarlo poi con incarico al mio portavoce di poter dare un resoconto anche formale successivamente. Quello che mi auguro di poter lasciare è per fare una cosa molto seria, così, e porto sicuramente via sono degli affetti. Porta degli affetti, delle emozioni, dei sentimenti, di riconoscenza nei confronti di una città, e attraverso di voi lo dico davvero convinto, con convinzione e con emozione. Dal primo momento mi ha sempre accolto in maniera estremamente positiva e propositiva. Quindi porto via questo. Mi auguro che in questi 2 anni, e sono convinto che abbiamo fatto un percorso insieme con l'aiuto di tutti, con l'aiuto, è chiaro, delle donne dell'Unione della Polizia di Stato, ma in questo momento il mio ringraziamento va alle altre forze di polizia, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Carabinieri di Porto, alle polizie locali, non solo di Agrigento, ma anche degli altri comuni, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, al 118, un po' a tutti quelli, alla Forestale, che in alcune occasioni abbiamo casato, e anche alla Polizia Provinciale. Quindi tutti quelli che hanno partecipato e partecipano al comparto di sicurezza, per fare in modo che tutto ciò che ha a che fare con il pubblico voglia regolarmente. Abbiamo iniziato un percorso con i sindaci e li ringrazio attraverso le vostre emittenti perché hanno partecipato con favore a mettersi in discussione per poter garantire la sicurezza negli eventi pubblici. E stiamo continuando, riprenderemo altri incontri a maggio. Abbiamo iniziato un'attività che penso la Polizia di Stato possa portare con un accordo, perché non è solo la questura, ma tutte le componenti della Polizia di Stato nel mondo degli istituti scolastici della città di Agrigento e della provincia di Agrigento. E mi viene da dare un dato così statistico, sono le oltre 3.000 unità di giovani studenti che sono stati hanno visitato il nostro museo, hanno visto la Tecla al 4 secondo 15, hanno parlato con Martina Montinaro, con Giovanni Montinaro, cioè persone che hanno lasciato il segno nella storia di questo paese. Hanno potuto sentire il capo della polizia, il prefetto Gabrielli, da quando sono arrivato qui ad Agrigento almeno in 3 occasioni, quindi questo penso che sia un valore aggiunto per questa provincia di attenzione da parte del Dipartimento per le tematiche rappresentate. E quindi tracciare un dato statistico può essere soltanto freddo. Io preferisco in questo momento, attraverso di voi, poter lasciare l'emozione che in questo momento sto vivendo nel salutare con affetto e con riconoscenza, e se sono cresciuto grazie a tutti quanti voi, e questo me lo porto nel cuore e lo porto a Bergamo, una città che andrò a conoscere martedì, mi presenterò lì con l'umiltà di entrare in punta di piedi in una realtà che non conosco, portando dietro tutto il positivo di questa realtà. Questa è l'occasione, attraverso i vostri microfoni, di poter insistere in un principio che è quello di così riconoscere e apprezzare i contorni dati dal nostro ordinamento giuridico. La legge esiste, siamo sotto il nostro simbolo, c'è scritto sotto la legge della libertà, e quindi solo rispettando la legge possiamo crescere. E ritengo che Agrigento abbia, la provincia di Agrigento, la Sicilia, tutto il nostro meridione. Io resto un uomo, anche se è nato a Firenze, ma cresciuto a Napoli, anche se è girato in Italia, ormai sono, come spesso amo dire, tra virgolette, un passato italiano. È un motivo di emozione. Da nord a sud l'ho fatta già diverse volte, e facilmente chi te l'ha detto mai? Potrebbe anche è stato preparato anche così giro dal nord al sud tra qualche anno, per cui porto con me davvero questo, e mi auguro che questa città possa, anche con l'arrivo di Rossella Graci, il questore di Agrigento da martedì, e quindi con la capacità tipica della donna, che sicuramente potrà dare e darà lustro a questa provincia utilizzando tutte le risorse che ha a disposizione. Per cui in questo momento un affettuoso augurio al questore di Agrigento che arriverà martedì, un ringraziamento a tutte le istituzioni di Agrigento, alle donne e uomini della Polizia di Stato, dell'amministrazione civile dell'interno che in questi anni mi hanno sostenuto, sopportato e collaborato e condiviso con me tutte le attività che abbiamo fatto, e porto con me, come ho detto prima, i colori, anche questo splendido sole che oggi saluta Agrigento
mentre me ne sto andando, mentre fino a ieri c'era tutto tempo e pioveva. Quindi questo è un segno, io interpreto, insomma, e questo è un pensiero che rivolgo a mio papà e mia mamma, che dall'alto dei cieli sono sicuro in questo momento mi stanno guardando e mi stanno così benedicendo, e sono sicuro che faremo tutti quanti bene. Grazie.